30 anni fa si presentò l'occasione per acquistare una casa a Ceppato, comune di Casciana Terme, un modo per dare sviluppo all'opera. A quel tempo c'era soltanto la casa con un po' di terra con olivi. Tutto ciò che ora vediamo si è sviluppato negli anni e grazie a tutte le offerte che sono pervenute e a tutti i collaboratori e volontari che hanno prestato la loro opera. Questa casa è stata dedicata a Carmela Negri nei Carabelli, nata a Milano il 9 maggio 1910 e morta il 25 novembre 1978. Si faceva chiamare Mamma Carmela, aveva il carisma di ricevere messaggi dal cielo. Tali messaggi sono stati divulgati in tutto il mondo. Madre di 11 figli, figlia spirituale di Padre Pio, da sempre impegnata con il marito Giuseppe Carabelli nell'azione cattolica, decise di aprire la sua casa di Viale Lunenta a Milano a tutte le persone dove si recavano a pregare il Santo Rosario. Sotto la guida costante di un sacerdote accoglieva tutti con dolcezza e con amore, diffondendo sempre più la devozione alla Vergine e a Gesù misericordioso. Prima di morire esaudì il suo desiderio di formare una piccola comunità che portasse avanti tale spiritualità, diffondere il messaggio della Divina Misericordia e la devozione alla Madonna con la recita del Santo Rosario. Per questo ha lasciato la propria casa a disposizione di questa piccola comunità, composta da 6 donne consacrate dal Cardinale Carlo Maria Martini a Milano nel 1992. La responsabile del gruppo si chiama Lenzini Italia, nativa di Parlascio, comune di Casciana Terme. Loro stanno continuando l'opera di Mamma Carmela, diffondendo cenacoli di preghiera, pregando molto e accogliendo persone bisognose di aiuto e di conforto. All'entrata principale, dopo il cancello, a destra, possiamo ammirare la statua della Madonna in bronzo. Fu portata da Monsignor Carlo Galli, attualmente il sacerdote che segue la comunità a livello spirituale. Questa immagine è stata posta al margine della lecceta come una mamma che accoglie i suoi figli. Negli anni 90 fu deciso di collocare una statua di Gesù misericordioso al di sopra della grotta. Per questo fu contattato il noto scultore De Ranieri Sirio di Ripa, il quale realizzò questo capolavoro in marmo bianco di Carrara, alto 3 metri del peso di 18 quintali, prendendo spunto dal quadro di Gesù misericordioso apparso a Suor Faustina Covasca. Negli anni 80 fu scoperta una grotta naturale, distante circa 150 metri dalla casa. Venne subito l'idea di ampliarla per poterci celebrare la Santa Messa. Accanto alla grotta c'è sempre stato un incavo naturale che è servito a dare spunto per far nascere una cascata sotto la statua di Gesù. Ricordiamo, nel quadro di Suor Faustina, i raggi rappresentano il sangue e l'acqua che sgorgano dalle mani di Gesù. È stato progettato un impianto che basta premere un bottone e l'acqua scende a mo' di cascata, con tanto di rumore ed è gestibile. Come vediamo, l'acqua che scende dalla cascata viene direttamente dal pozzo. Fu un pozzo che a 67 metri fu trovata l'acqua.
Sempre negli anni Ottanta, Italia, responsabile della comunità, aveva sempre sostenuto che di sicuro in quel luogo doveva esserci l'acqua. Fu interpellato un geologo e un architetto, i quali sostenevano che trovare l'acqua lì era impossibile, perché per loro assolutamente non c'era. Italia, insistendo nella sua idea, fece venire una scavatrice e nel posto da lei indicato fu trovata l'acqua a 67 profondità. Fu un'immensa gioia e col passare degli anni l'acqua continua a sgorgare molto fresca e sempre più limpida. Attiguo alla grotta è stata posta una statua di San Michele Arcangelo che è stata donata da una signora di Milano. La ditta Citi Corrado di Capannoli ha realizzato negli ultimi 5 anni tutta la pavimentazione in pietra, davanti e dietro la statua di Gesù, con i passamano di sicurezza, e inoltre ha costruito 2 scalinate che portano alla grotta. Alessandro Malizia di Colle Montanino ha piazzato vari tipi di piante e fiori e ha realizzato l'impianto a gocce. Negli anni 90 fu piazzato questo capannone al riparo dal vento e dalla pioggia e per accogliere le persone sedute che assistono alle celebrazioni. Negli ultimi anni l'elettricista Alessio ha progettato tutto l'impianto di illuminazione. Quando tutto è acceso la sera è una cosa meravigliosa. Giuseppe è stata realizzata una cappellina molto carina, naturalmente è luogo di silenziosa preghiera e di meditazione da parte delle sorelle. Quando è possibile viene tenuto il Santissimo. Il parroco del posto, sacerdote Don Bruno Meini, nato a Ceppato, segue con molto interesse l'opera, prendendo parte alle iniziative che sgorgono specialmente nel periodo estivo, perché per ora d'inverno la casa è chiusa. Con grande soddisfazione vediamo che l'opera si sta allargando sempre più. Tutto ciò che finora è stato è frutto di offerte provenienti anche da persone che seguono la casa madre a Milano. Tanti volontari che in mille modi offrono il loro contributo, la loro opera, perché questo luogo di preghiera si sviluppi sempre più per il bene delle anime. Tutti abbiamo bisogno di conversione. Siamo certi che le persone desiderose di bene qui possano trovare un ambiente adatto per realizzare un vero cambiamento. In questo luogo si respira un'aria di pace e di paradiso.